Allora, Presidente, qui ci troviamo ad affrontare un decreto, il secondo decreto che di questa legislatura parla in maniera particolareggiata del lavoro. E ricordo, come se fosse ieri in verità, anche perché erano i primi mesi in cui eravamo qui in queste stanze buie, abbiamo già dato un po' di luce. Bene, ricordo come se fosse ieri che c'era questo decreto a giugno, questo decreto lavoro, e io dissi una frase, dissi questo decreto avrà più pubblicità che occupazione. Ahimè, avevo ragione, dico ahimè perché ovviamente creare occupazione è un qualcosa di fondamentale per il legislatore. Bene, anzi male. In quell'occasione purtroppo quel decreto ebbe una pubblicità megagalattica attraverso i media che poi abbiamo anche qui sempre, però sarebbe opportuno anche, e ve lo dico a voi dei media, sarebbe opportuno approfondire le notizie perché sennò altrimenti rischiate di fare pubblicità a un qualcosa che poi alla fine si rivela una balla. Allora, questo decreto è stato definito Jobs Act, in modo tale che viene utilizzato l'inglese per dare quell'impressione al popolo italiano di professionalità, di cosa particolare. Ma basta, basta, basta. Allora, veniamo a noi. Questo decreto, all'articolo 1, contiene il precariato act, altro che job act, precariato act. Allora, cosa contiene? Contiene anzitutto la non obbligatorietà dell'inserimento della causale, ma in realtà la non obbligatorietà dell'inserimento della causale già a chi mastica materia lavoristica già non risuona nuovo, è una cosa che già è stata fatta. Difatti, è una norma che fu introdotta nell'anno 2012 per particolari categorie ed era contenuta nell'articolo 1 bis del decreto legislativo 368-2001, che è proprio il decreto che contiene la normativa sul tempo determinato. Quindi già c'era. E allora mi sono andato a prendere ovviamente i dati, perché ovviamente dall'impressione bisogna poi fare in modo che questa impressione abbia anche una sua oggettività. I dati. Ovviamente non sono dati del Movimento 5 Stelle, ma sono dati Istat. Quindi sono dati oggettivi. Bene. Allora la prima cosa che mi salta all'occhio è la tabella riferita ai lavoratori attivati con il contratto a tempo determinato. Allora mi sono andato a guardare tra l'anno 2012 e l'anno 2013, ricordo prima a me stesso, quella norma che già toglieva la causale è stata introdotta a metà anno 2012, quindi tecnicamente lo sapete forse meglio di me. A livello economico, quando si vanno a verificare i dati, l'incisività di una normativa lavoristica, si prendono i 6 mesi successivi. Per cui si va a prendere il 2013. Bene, il 2013 l'occupazione è diminuita di questi contratti a tempo determinato. Quindi ancora una volta che la pubblicizzate, prima sentivo addirittura lo shock, come diceva il collega, lo shock, ci vuole uno shock sul lavoro, altro che shock, questa è Attila, Attila, Attila dei diritti delle persone, altro che shock. Dove passa la vostra norma, lì si brucia il futuro dei nostri figli. Attila! Allora, se già mi vado a prendere questi dati, abbiamo detto, di attivazione di questi contratti, sono diminuiti nel 2013. Cioè il contratto a tempo determinato, cioè quel contratto che già aveva una normativa che avrebbe dovuto spingere, secondo ovviamente quello che voi pensate, spingere il lavoro, la normativa,
non lo hanno neanche visto i datori di lavoro, non l'hanno neanche calcolato. L'occupazione di questa tipologia contrattuale è scesa addirittura. Noi nell'anno 2011 era superiore, nell'anno 2010 era superiore, cioè praticamente l'anno 2013 è stato l'anno della distruzione addirittura del contratto a tempo determinato. Ma ovviamente c'è qualcuno che mi potrebbe subito sollevare un problema: ma caro Puglia, quello, il contratto a tempo determinato, è stato poi trasformato. Ovviamente avete sempre una parola per qualcosa. Bene, e noi abbiamo la pezza d'appoggio oggettiva per qualcosa. Anche le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato sono scese nell'anno 2013, sono scese. Allora, a questo punto, visto che i dati oggettivi già ci dicono che quella tipologia di modifica non serve assolutamente all'occupazione neanche dei contratti a tempo determinato, a questo punto l'unica osservazione che possiamo fare è che state introducendo il cosiddetto precariato per tutti. Mi ricordo la frase del pregiudicato che diceva: meno tasse per tutti. Ecco, in questo caso Renzusconi, ovviamente messi insieme, in questo caso più precariato per tutti, questa è la frase, questa è l'attuale frase, questo è il mantra, perché l'impianto normativo del decreto Poletti contiene norme che non danno una spinta al lavoro, ma danno soltanto spinta al lavoro precario. Non contiene alcuna disposizione di strategia industriale, non porterà nuova occupazione, ma precarizzerà quella esistente. Quindi la percentuale di disoccupazione non si abbasserà. Non migliorerà i passaggi burocratici insiti nel contratto di apprendistato, né tantomeno vengono stabiliti nuovi incentivi a tale tipo di contratto. Quindi i livelli di disoccupazione giovanile non si alzeranno. Ma precarizzando il lavoro diventa altrettanto precario il futuro dei giovani. Non c'è più risparmio a questo punto, i giovani non vanno più a risparmiare e quindi non c'è più uno Stato comunità capace di mettere da parte ricchezza, cosa che storicamente gli italiani hanno sempre fatto e che ci invidiano in tutto il mondo, ma lo hanno capito e vogliono colpirci proprio su quello. Il potere di acquisto calerà, calando quindi la capacità di spendere. Calando la capacità di spendere si cercherà non più la qualità di un prodotto, ma la economicità. Cercando la economicità si consuma nelle grandi distribuzioni, a scapito dei piccoli imprenditori, il popolo di partite IVA, che va aiutato, sono i nostri italiani che detengono quelle aziende. Le grandi distribuzioni sono per lo più, appunto, gestite da aziende estere e queste aziende estere o comprano all'estero o altrimenti, se comprano in Italia, danno 4 soldi ai nostri produttori agricoli e industriali. Allora, a questo punto, se ci sono dei genitori che anche oggi si domandano: ma come mai mio figlio non riesce a lavorare? Come mai mio figlio ha un lavoro precario? Come mai non ha prospettive del futuro? Grazie Presidente, ho proprio terminato, proprio giusto 60 secondi. No, già li ha avuti, quindi 5 secondi per chiudere, già gliel'abbiamo dato. Prego. Bene, allora anche il piccolo imprenditore quando si domanderà: come mai non riesco a vendere? Bene, stanno offrendo il futuro alla precarizzazione e stanno dando il futuro dell'Italia ai grossi gruppi imprenditoriali. Basta. Grazie.